siamo andati a valutare come questi prodotti, diciamo, questi scarti di lavorazione potessero impattare sulla vita di due modelli cellulari di tipo vascolare. Voglio fare una brevissima premessa relativamente al fatto che nell'ambito del concetto di salute vi è un ramo importante che riguarda l'aspetto dello stress, sul quale oggi si parla tanto e si mettono in atto tutta una serie di strategie che ben conosciamo. Ma se parliamo di stress in termini molecolari, come giustamente ha anticipato Maria nella precedente comunicazione, stiamo parlando appunto di radicali liberi che si possono generare da tutta una serie di eventi negativi, dai raggi ultravioletti, l'inquinamento, la cattiva alimentazione, eccetera, che comunque ormai è chiaro come questi radicali siano in grado di generare anche patologie abbastanza gravi, quali il cancro e le patologie cardiovascolari. Che cosa sono i radicali? Credo che insomma più o meno siamo tutti ferrati in questo. Sono le cosiddette specie reattive dell'ossigeno, ma ci sono anche in questo gruppo più ampio le specie reattive dell'azoto, e sono delle molecole che hanno una caratteristica importante, cioè quella di avere un numero dispari di elettroni. Queste specie reattive dell'ossigeno di fatto devono essere contrastate in qualche modo, anche se per certi versi essi risultano essere particolarmente utili per la cellula. E lo fanno attraverso delle difese che vengono prodotte dalle cellule stesse. Sono le difese antiossidanti che appunto abbiamo, che produciamo all'interno del nostro corpo e che devono stare in perfetto equilibrio all'interno di questa bilancia in cui appunto abbiamo da una parte pallini rossi e pallini verdi che si devono bilanciare perfettamente. In realtà la situazione che troviamo è che spesso ci sia un disequilibrio. E da cosa nasce lo stress? Proprio da questo disequilibrio, quello che si chiama stress ossidativo. Questo disequilibrio può essere, se guardiamo la bilancia alla vostra sinistra, può essere un eccesso, di radicali liberi e quindi una disparità in termini quantitativi. Oppure possiamo anche considerare la bilancia sempre nel verso di un aumento dello stress ossidativo, ciò che vedete nella bilancia a destra, perché vanno a mancare quelle che sono le difese antiossidanti, perché in qualche modo vengono depauperate. Ogni eccesso genera malattia, già Eschilo lo diceva, e quindi questo eccesso che cosa determina a livello cellulare? Vedete qua una cellula che è divisa a metà, dove alla vostra sinistra vi è una cellula intatta con tutti gli elementi che la caratterizzano, e a destra una cellula che subisce l'attacco dei radicali. Un attacco che risulta particolarmente grave quando ovviamente è massiccio, perché va, come vedete, a distruggere completamente la membrana plasmatica, ma poi va a denaturare le proteine, il DNA, e qua ci sono tutta una serie di alterazioni che interessano qualunque aspetto della vita cellulare. Tutto questo si ripercuote sulla nostra vita in generale, su di noi, e ormai è chiaro che esistono decine e decine di patologie ormai correlate allo stress ossidativo che interessano praticamente tutti gli organi del nostro corpo. Ora, oggi come si fa per combattere tutto questo stress? Lo possiamo fare o alimentandoci in maniera sana, oppure più spesso questo viene fatto assumendo integratori, quindi assumendo quelli che sono antiossidanti, spesso di origine sintetica, quindi prodotti dall'industria farmaceutica, e che quindi vanno, in qualche modo si pensa che possano andare ad aumentare quella quota depauperata di antiossidanti. In realtà oggi stiamo dimostrando che c'è ancora una terza via, e una terza via che rientra un po' in quello che il contesto lavorativo in cui noi ci siamo inseriti. Infatti, lo scopo del nostro gruppo è stato quello di fare una valutazione biologica preceduta da una valutazione chimica
su degli estratti appunto di acque reflue del frantoio, e questi estratti sono stati da noi denominati sulla base di quello che era il loro stato fisico, quindi un estratto liquido denominato L e uno strato solido denominato S, ottenuti in seguito ad un processo estrattivo di tipo liquido-liquido. Naturalmente tutto questo si inserisce, cioè lo sfruttamento di queste acque reflue, sta diventando ovviamente un aspetto importante di cui ovviamente abbiamo parlato abbondantemente, in particolare nel webinar della scorsa settimana, in quello che rientra nell'aspetto dello sviluppo sostenibile. Nello specifico, cosa abbiamo fatto? Siamo andati a valutare se questi due strati potessero essere una fonte preziosa ancora di antiossidanti utili per contrastare le specie reattive dell'ossigeno che la cellula andava a produrre, e in qualche modo questi ROS sono stati anche indotti. E siamo andati a indagare se i prodotti appunto ottenuti possano esercitare nell'ambito di questa attività ossidante un ruolo protettivo verso queste cellule vascolari, contrastando quindi un'eventuale morte cellulare proprio per stress ossidativo. Abbiamo utilizzato diversi metodi, quindi per la valutazione dei polifenoli tetrali abbiamo fatto una valutazione spettrofotometrica. Invece la cromatografia ci è servita per l'identificazione e la quantificazione degli estratti, e poi abbiamo fatto una serie di test, per esempio abbiamo valutato il primo aspetto, cioè quello della tossicità cellulare in seguito all'aggiunta di questi estratti, un test per l'attività metabolica cellulare denominato test MTT, e poi per misurare proprio la quota di ROS all'interno della cellula ci siamo serviti di una sonda fluorescente, e quindi abbiamo fatto una valutazione fluorimetrica. Questo lavoro è stato fatto in stretta collaborazione col Dipartimento di Agraria dell'Università della Calabria. Quindi queste acque provengono da un processo di estrazione, in particolare una cultivar dell'olivo ottobratico durante la stagione culturale del 2019, ed è stato proprio in un frantoio situato in Calabria che sono state prelevate. Poi sono stati estratti, gli estratti sono stati ottenuti appunto attraverso una serie di lavaggi in ambiente acido, e poi sono stati preparati attraverso un'estrazione con acetato di etile che poi è andato via per evaporazione. Ecco, poi il residuo secco è stato sciolto in acqua e abbiamo ottenuto in questo momento proprio quel campione di cui vi dicevo, il primo campione che abbiamo testato, quindi in fase liquida e quindi in fase acquosa. Poi questo stesso campione è stato liofilizzato e quindi si è ottenuto quindi un campione solido, e questo è stato il nostro secondo tipo di campione. Quindi abbiamo testato in parallelo entrambe le due tipologie. Quindi parlerò di estratto S e di estratto L, riferendomi appunto, ripeto, all'estratto liofilizzato e all'estratto acquoso, appunto quello L. Le colture cellulari che abbiamo utilizzato, vi ho parlato di colture vascolari, quindi in particolare noi estraiamo dal cordone ombelicale umano, estraiamo lo strato più intimo che riveste la vena ombelicale. E questo è rappresentato dalle cellule endoteliali. Queste cellule vengono poi messe in coltura e su di esse vengono fatti gli esperimenti. La loro tipologia al microscopio ottico si presenta secondo questa immagine, e invece la seconda tipologia di cellule sono state delle cellule muscolari lisce. Le cellule muscolari lisce sono sempre cellule vascolari, però in questo caso le abbiamo acquistate. E questa è l'immagine che osserviamo al microscopio ottico. Vediamo i primi risultati. Qua vi mostro quello che è il cromatogramma dell'estratto S, dove potete osservare che
questo estratto appunto presenta dei picchi anche abbastanza abbondanti per quanto riguarda ancora una volta i polifenoli, quindi in particolare il picco 1, l'idrossitirosolo, poi abbiamo il tirosolo del picco 2 e poi tutta un'altra serie di molecole che sono legate appunto all'acido caffeico piuttosto che il ferulico e il vanillico. Nella valutazione invece della quantità di polifenoli, qua abbiamo una comparazione, tra i due strati, tra l'estrato liquido e l'estrato solido, in cui potete osservare che nell'insieme la quantità di molecole risulta essere abbastanza sovrapponibile nei due strati, tranne che per il primo, proprio per l'idrossitirosolo, dove osservate che nell'estrato solido, vi è una, quantità, di questo che è decisamente superiore a quello presente nell'estratto liquido. A questo punto, quindi, sulla base di questa serie di informazioni, ovviamente consci del fatto che stavamo fornendo alle cellule una discreta quota di antiossidanti, abbiamo iniziato la tipologia di esperimenti che ora vi mostrerò sui modelli cellulari. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di valutare il test di vitalità cellulare, cosiddetto. Che cos'è? È un test che va a determinare se una sostanza che noi forniamo alle cellule è in grado di provocare una tossicità, oppure, diciamo, può essere assolutamente gradita alle cellule stesse. Osserviamo gli istogrammi dalla vostra sinistra. Questi sono dei risultati ottenuti sul modello endoteliale. Le cellule sono denominate con l'acronimo IUVEC e gli istogrammi nero sono i risultati dell'estratto liquido, mentre gli istogrammi in bianco sono i risultati dell'estratto solido. E poi viene questo istogramma in grigio che invece rappresenta il modello cellulare di controllo, quindi le cellule che non hanno subito nessun trattamento. Sia per l'estrato liquido che per l'estrato solido e per tutti gli esperimenti che vi mostrerò da questo momento in poi, abbiamo utilizzato un range di concentrazioni comprese tra i 10 e i 100 microgrammi per litro. Perché questo intervallo di concentrazione? Perché sulla base sia dei dati in letteratura, ma anche rispetto a quelle che sono altre tipologie di lavori che noi abbiamo effettuato in passato, questa risulta essere una concentrazione abbastanza ottimale per queste tipologie cellulari. Come potete osservare, i vari istogrammi, quindi le diverse concentrazioni sia dell'estrato solido che dell'estrato liquido, che devono essere confrontati con l'istogramma in grigio, quindi le cellule di controllo, non mostrano nessuna differenza significativa. Quindi questo sta ad indicare che l'estratto solido e l'estratto liquido dato a questo modello cellulare non induce assolutamente alcun effetto tossico. Quindi le cellule sembrano gradire assolutamente i due tipi di estratti. Il ragionamento lo possiamo fare assolutamente identico per il secondo modello cellulare, quindi delle cellule muscolari scusate, sì, cellule muscolari lisce, il cui acronimo è appunto questo. Questo test è stato fatto con un kit che è appunto denominato Cytotox-1, che va ad evidenziare diciamo, l'integrità della membrana cellulare, che ovviamente in una cellula viva e vitale risulta essere assolutamente intatta, mentre invece in una cellula che in qualche modo subisce un danno risulta alterata. Il secondo set di esperimenti invece è andato ad analizzare l'attività metabolica. Per far questo ci siamo rifatti a test, cosiddetto test MTT, nel quale andiamo a misurare quella che è l'attività dei mitocondri delle cellule, quindi in qualche modo capire se queste cellule siano in grado di continuare il loro metabolismo cellulare anche in presenza di elementi, tra virgolette, di disturbo, quali possono essere questi strati. I risultati per quanto riguarda il modello endoteliale, che vedete sulla vostra sinistra, ci mostrano
che per le concentrazioni che abbiamo testato, tranne per la più alta, quindi 100 microgrammi millilitro, non vi è nessuna differenza significativa. Quindi questo risultato l'abbiamo ottenuto sia per l'estratto solido che per l'estratto liquido, quindi evidentemente questa concentrazione per entrambe le due tipologie di estratti ha determinato in qualche modo un'interferenza con l'attività metabolica cellulare. Questo discorso lo possiamo fare ancora una volta sovrapponibile al secondo modello cellulare, quindi alle cellule muscolari, perché anche in questo caso la dose dell'estratto solido e dell'estratto liquido pari a 100 microgrammi millilitro ha determinato una interferenza, una riduzione rispetto alle cellule di controllo nell'attività metabolica. A questo punto la nostra valutazione è stata fatta, cioè il nostro lavoro, scusate, è proseguito andando a fare una valutazione sulle specie reattive dell'ossigeno, sulle ROS appunto. E siamo andati quindi a misurare la capacità antiossidante di questi estratti, sia ovviamente nel modello dell'endotelio che nel modello delle cellule muscolari. Questi sono i risultati relativi al primo modello, quindi al modello endoteliale. Per fare questo, abbiamo dovuto fare, diciamo, una prova preliminare che osservate alla vostra sinistra, e cioè abbiamo dato alle cellule concentrazioni crescenti di acqua ossigenata. Cosa succede se do una cellula dell'acqua ossigenata? Gli sto fornendo uno stress ossidativo abbastanza importante. L'acqua ossigenata è in grado di determinare ovviamente un aumento dei radicali liberi, essa stessa, pur essendo una molecola neutra, è considerata un radicale, e come vedete, al crescere della concentrazione dell'acqua ossigenata, quindi da 10 a 300 micromolare, osserviamo un aumento dei picchi in bianco, ad indicare che quindi la quantità di stress di ROS risulta ovviamente essere cresciuta. Questo ci è servito per fare il secondo tipo di esperimento, perché sulla base delle informazioni ottenute da queste siamo andati a capire se i due estratti, il liquido e il solido, fossero capaci di contrastare la presenza dell'acqua ossigenata. Quindi per questo scopo le cellule sono state trattate per 3 ore con gli estratti, quindi è come se gli avessimo fornito una sorta di scudo protettivo, quindi degli antiossidanti che loro hanno incamerato e in qualche modo risultavano pronti ad un eventuale attacco ossidativo. Attacco ossidativo che è avvenuto dopo 3 ore con l'aggiunta di una quantità di acqua ossigenata pari a 75 micromolare, che abbiamo ottenuto per un tempo relativamente lungo, pari a 6 ore. I risultati ci mostrano che sia l'estratto solido che l'estratto liquido risultano essere antiossidanti a tutte le concentrazioni testate, e come vedete i valori di ROS risultano essere fortemente ridotti rispetto al controllo positivo, potremmo dire, cioè alle cellule trattate con la sola acqua ossigenata, dove evidentemente i livelli di stress risultano essere i più elevati, ma anche rispetto alle cellule di controllo, cioè questo istogramma che vedete qua in nero. Perché? Perché abbiamo dei livelli di fluorescenza che sono nettamente inferiori rispetto a questo punto sperimentale. Quindi osserviamo che per tutte le concentrazioni questa spiccata azione antiossidante. Lo stesso tipo di esperimento è stato fatto ovviamente sul secondo modello cellulare, quindi sulle cellule muscolari, e anche in questo caso abbiamo testato le concentrazioni crescenti di acqua ossigenata. Questa è stata fornita alle cellule dopo l'aggiunta dei due estratti per un tempo identico a quello che abbiamo visto precedentemente. Anche in questo caso osserviamo una spiccata riduzione della fluorescenza per tutte le concentrazioni dei due strati, sia solido che liquido, che risulta essere ancora più significativa appunto se confrontata con il controllo dell'acqua ossigenata. A questo punto siamo andati a valutare
l'azione citoprotettiva. Cosa vuol dire? Siamo andati a capire se la presenza di questi estratti all'interno delle cellule fosse capace di contrastare un eventuale danno ossidativo che poi porta a morte cellulare, come vi ho mostrato all'inizio della mia presentazione, andando a effettuare appunto il test, il primo test di cui vi ho parlato, il test del Cytotox-1, quello che andava a valutare appunto l'integrità della membrana. Quindi le cellule sono state pretrattate con le diverse concentrazioni degli estratti, quindi ancora per 3 ore, e poi gli è stata fornita l'acqua ossigenata per un tempo pari a 6 ore, esattamente come abbiamo visto prima. Quindi in finale, alla fine di questo tempo sperimentale, siamo andati a valutare quindi, con il test del Cytotox-1, se le sostanze fossero in grado di effettuare quella che è definita una citoprotezione, quindi una protezione proprio della cellula dalla sua morte. Come potete osservare, anche in questo caso, gli estratti per tutte le concentrazioni testate sono capaci di provocare positivamente un'azione citoprotettiva. E questo lo possiamo vedere sia confrontato con il controllo, quindi le cellule non trattate, sia con le cellule trattate con l'acqua ossigenata, che sicuramente hanno indotto un danno ossidativo importante. In conclusione, gli estratti di queste acque, di acquedeflue ottenute appunto dalla produzione dell'olio d'oliva hanno mostrato delle interessanti proprietà su entrambi i modelli cellulari che abbiamo utilizzato e un contenuto di polifenoli decisamente importante. E possiamo concludere che i risultati ottenuti sulle cellule per quanto riguarda l'azione protettiva di questi estratti dallo stress ossidativo e dalla morte cellulare ossidativa ad essere associato risultano essere assolutamente ottimali, quindi potremmo dire molto efficaci, mentre non sono così efficaci nell'interferire con il metabolismo cellulare, perché abbiamo visto che con la dose di 100 microgrammi millilitro abbiamo un abbassamento di questo. I nostri risultati ovviamente devono essere in qualche modo approfonditi perché naturalmente saranno necessari altri studi per capire quelli che sono i destini di queste molecole e soprattutto gli aspetti biologici più intrinseci legati proprio alla vita cellulare.